Calzolari, segnatissimo da mettere via la roba. Ciao Andrea! Guardatelo! No, in alto! Sopra l'argine! Il programma è che facciamo le premiazioni prima della classifica generale e poi quelle di giornata, così diamo lustro a chi ha vinto tutto il campionato. Maurizio, ti lascio la platea. Buongiorno a tutti. Voce Maurizio, se no ti sentite. Sì. No, siamo qui alla ultima giornata praticamente di questo primo trofeo che abbiamo organizzato insieme, la FIPSAS insieme all'Arcipesca. Quest'anno hanno con forza introdotto una grande novità che rende pieni di orgoglio tutti quanti, che è quella di organizzare un campionato che così non si può chiamare, non lo possiamo chiamare, ma lo chiamiamo trofeo Arcipesca FIPSAS. Questa è una grande novità dopo tanti anni di lotte tra di noi come associazione, diciamo come competizione, no? Anche se la competizione, finalmente questa competizione che dal punto di vista prettamente politico-relazionale che c'è stato in precedenza sia stato portato sotto un campo pratico qual è il campo di gara. Quindi quest'anno l'Arcipesca come anche la FIPSAS vuole esprimere quella che è la soddisfazione di essere riusciti a radunare tutte le compagini delle due associazioni sotto un unico campo di gara mettendole in competizione tra di loro. Abbiamo realizzato questo trofeo su tre prove. I risultati che ci sono arrivati ad oggi ci portano a pensare di ancora portare avanti questa iniziativa e quindi prevederne una replicazione l'anno prossimo, aggiungendo addirittura una prova in più. Quindi se quest'anno ci sono state tre prove, l'anno prossimo c'è l'intenzione da parte dell'organizzazione di portarle a quattro. Un'organizzazione che ha lavorato benissimo e alla quale chiedo da parte vostra di fare un applauso, perché penso che sto... Applauso, come del resto penso che possiamo dedicarcelo a tutti noi, soprattutto a voi che avete reso questa manifestazione così ben riuscita, dove abbiamo avuto il piacere e l'onore di vedere rappresentate tutte le società di entrambe le compagini, di entrambe le associazioni, con un 120 pescatori lungo i campi di gara. Stamattina arrivando dalla
superstrada, chiamiamola così, della Cispadana. È stato bellissimo vedere tutta questa sfilata di carne da pesca e di pescatori che devono provare di superare anche le avversità climatiche e temporali che ci sono. Quindi un applauso anche a voi che avete. Io direi che, come fanno all'Ops, il Box C, Perini, Guareschi, Gianferrari e Banzini. Classificati con 4 punti. Andrei dove? È da toccare. È quarto, viene da sé. Sì. Del caldo. Questa qua, grazie per favore. E qua e l'altro lo arriva. Presidente, moglie, problemi di moglie. Di peso in più, il box A del gruppo Pesca Sport Salso Marli. Bravo! E beh, ma che Martedì si aspettava non c'era. Il gradino più alto del podio trionfano in questo primo trofeo provinciale a box la squadra A dell'Aurora, Uni, Lari, Montazzi e Saccani. Vediamo se riusciamo a pubblicarle poi sul sito del Salso Marli in serata per fare in modo che chi le voglia vedere poi. Troppa centralità, eh. Oggi la qualche davanzale della finestra.